Siamo qui presso gli stand dove si consegnano i pettorali, tantissimi atleti qui alla San Marzano corre, come si vince dalle immagini, la 10 km. Siamo con Fabio della Nocera Runners Folgore. Ecco, davvero sarà una gara competitiva tra voi e Terzigno Corre? Sì, siamo le due squadre con maggior numero di atleti partecipanti, noi siamo quasi con una settantina di atleti, speriamo di portare a casa il primo posto. Ecco, secondo te come sarà impostata la gara? La gara ovviamente ognuno l'ha imposta, diciamo così, in maniera differente come squadra, ma anche come singoli. Ci saranno i battistrada che ovviamente sono quelli che porteranno il maggior numero di punti, ma non dimentichiamo che poi ci sono anche la maggior parte delle persone magari che andranno un po' più lenti, ma anche loro porteranno tantissimi punti utili alla squadra. Siamo con la Sorrento Runners, sarà davvero una gara molto importante questa della San Marzano Corre. Assolutamente sì, è una prima gara, penso la prima volta che si faccia, quindi siamo qua per come dire, dare lustro, insomma, per partecipare a questo primo evento, e con l'impegno massimo di divertirci e fare il meglio per lo sport soprattutto. Come sarà questa dinamica della gara? È una dinamica, per quello che mi riguarda, insomma, do il massimo, insomma, quindi non conosco il percorso, penso che forse nessuno lo conosce bene, insomma, e quindi sarà una bella dinamica, dai. Con Teresa della Sorrento Runners, ecco, secondo te è davvero una gara interessante qui a Parco Urbano? Ecco, come tu giudichi questo Parco Urbano qui? Davvero è molto bello, vero? Molto bello, è una bella struttura, accogliente. Speriamo che sia una bella gara oggi, abbiamo visto il percorso, è bello, interessante, speriamo bene. Siamo con Sergio Luciano del Movimento Bartolonco, davvero un'iniziativa interessante, cosa ne pensi qui a San Marzano sul Sarno? Devo dire la verità, cioè, come ambiente è molto bello, i parcheggi li abbiamo trovati subito, no, siamo soddisfatti, speriamo che la gara permetta che sia un bel percorso e che ci divertiamo. È una bella location qui al Parco Urbano, vero? Sì, veramente la villa antistante al traguardo e alla partenza, le impressioni sono buone. Speriamo. Con Podisticamente Herculaneum, ecco, come sarà questa gara secondo te? Ma penso sarà una bella gara, la giornata ci ha premiato, quindi e niente, speriamo. Il nostro motto è sempre solito, ognuno con il proprio passo, tutti con la stessa idea. Con Bassano qui nelle immagini dell'Atletica Isaura Valle dell'Inno, punterete a vincere anche questa volta? No, punteremo a vincere, però cercheremo, ma non si sa se riusciremo. Ecco, Nocera Folgore e Terzigno Corre sono praticamente le società accreditate per la vittoria finale. Secondo te voi ce la metterete tutta? Sì, cercheremo, comunque siamo una grande squadra e quindi cercheremo di dare il meglio per portare comunque l'Isaura alla vittoria. Siamo con la Manuel con la Veri Team, nelle immagini, ecco, come sarà questa gara? Ma sicuramente sarà una gara emozionante, essendo la prima manifestazione a San Marzano. Sappiamo che il percorso è veloce, penso che sarà una bellissima giornata di sport. Siamo con un podista di San Marzano sul Sarno, davvero un'idea eccezionale quella di organizzare in pratica l'evento qui a San Marzano sul Sarno, al Parco Urbano, come si evince dalle immagini, è tutto pronto per la kermes della 10 km. È un'ottima gara, spero che la gente oggi si diverta tanto, perché questa esperienza di correre penso che la dovrebbero provare tutti. E San Marzano regala questo giorno per tutti i podisti. Spero che oggi sia una giornata per tutti. Sono con la Mannara Running di Nocera Superiore, hanno portato anche un logo gigantesco, come si vince dalle immagini. Ecco, qui al Parco Urbano di San Marzano sul Sarno, davvero un'idea interessante quella di creare questa gara podistica. Salve, sì, buongiorno. Stamattina siamo ospiti dell'amico Mauro Annunziata per questa prima edizione della San Marzano Corre. Un bellissimo evento, la giornata ci accompagnerà, più di 400 atleti, quindi non vediamo l'ora di partire. Col presidente della Joy of Running di Poggio Marino, ecco, si realizza l'evento podistico proprio qui nell'area dell'Agro Nocerino Sarnese. Davvero molto interessante aver scelto la location e il Parco Urbano.
Sì, questa è una gara che non potevamo mancare, perché San Marzano è uno, siamo come fratelli, perciò questa gara era importantissima, perché poi domenica prossima faremo la gara a noi a Poggiomarino. Premi per tutti, perché premiamo i primi 200 atleti, poi le categorie, premiamo 350 premi, perciò domenica tutti a Poggiomarino.